Il libro è un romanzo che in realtà è un vero e proprio viaggio, un viaggio attraverso la storia dell'umanità, e un mezzo facile che ci consente il viaggio è la nave, la barca, la zattera, chiamatela come volete, quindi anche questo è un po' simbolico come scelta di luogo, per cui ci è molto piaciuto quando ci è stato proposto dalla casa editrice. Allora, siamo qua insieme a molti amici, qualche conoscente, ma soprattutto molti amici, e questa è la cosa veramente bella. E il romanzo di Pierpaolo Segneri viene presentato per la seconda volta qui a Roma, e a tutto questo c'è una spiegazione, perché qualche tempo fa è stato presentato soprattutto per dare voce agli studenti di Pierpaolo Segneri, professore. E devo dire che i ragazzi hanno preso la parola e sono stati anche molto efficaci, tenuto conto che molto spesso all'età del liceo siamo tutti molto timidi, noi lo siamo stati e lo erano anche loro, però sono stati davvero molto efficaci. Questa sera invece vogliamo puntare su un'altra delle tante sfaccettature della professor Segneri, e stiamo analizzando e vogliamo sviluppare la parte della sua vita che riguarda un capitolo importante, quello della regia. Pierpaolo Segneri si è dedicato all'aiuto regia con un grande regista che è Stefano Reali, che tuttora firma grandissime fiction per Rai, Mediaset e non solo. Ma soprattutto si è dedicato a scrivere commedie ed opere per il teatro, e poi andremo a ricordarlo. Non voglio però allungarmi tanto in questa prima fase, perché voglio dare spazio all'autore, alla casa editrice e ad altre piccole sorprese che abbiamo riservato per voi. Quindi oggi scoprirete che cosa c'è e qual è la regia del romanzo cosmico In che mondo viviamo, perché dietro questo romanzo effettivamente si sente che c'è una regia. Intanto perché è un romanzo che è un viaggio, un vero e proprio viaggio, un viaggio dell'umanità, quindi possiamo essere tutti noi, ognuno di noi può essere il protagonista, oppure ognuno di noi può identificare nei personaggi di questo romanzo quello che più gli somiglia o le somiglia. E questa è una cosa magnifica, perché i personaggi sono dei veri e propri archetipi, quindi ognuno di noi può trovare delle caratteristiche o delle similitudini nelle quali identificarsi, cioè dire il proprio eroe o la propria eroina. E parlo di eroi e di eroine perché questo viaggio dell'umanità dal Big Bang fino ai giorni nostri è un viaggio che viene fatto attraverso un capitolo importantissimo dell'esistenza, che è l'amore. Ma non è soltanto l'amore tra uomo e donna, questo è un amore fatto di coraggio, un amore epico, un amore mitologico, come siamo stati abituati a leggere nelle opere di epica quando le abbiamo affrontate nei nostri anni di liceo. E quindi è un viaggio avventuroso, è proprio questo che appassiona nel libro. E parliamo di libro, perché in realtà questo romanzo cosmico ha avuto un'origine fluttuante, perché io immagino il mondo del web come qualcosa che fluttua, qualcosa che si muove sempre e comunque. Infatti un anno fa questa opera era apparsa sul web con 21 capitoli che avevano una certa cadenza nel uscire, e tutto questo ha creato tutta una serie di passaparola, di tweet, di post, e si è talmente ingigantita questa lettura virtuale che, benvenute, che l'erudita ha ben pensato di dedicare uno spazio a quest'autore e alla sua opera. E per l'erudita qui oggi abbiamo una magnifica rappresentante che la volta scorsa ci ha condotto proprio a svolgere la prima presentazione, e è stata, ripeto, molto bella perché appunto era dedicata ai ragazzi. E vogliamo sapere da Maria Francesca Gagliardi che cosa l'ha spinta a pubblicare in cartaceo un romanzo
romanzo che tutto sommato nel web aveva già compiuto la sua genesi, perché insomma era stato molto molto seguito ed apprezzato, e soprattutto quali sono le effettive novità rispetto al web. Grazie, e accogliamola con un bel applauso. Grazie Camilla anche per il tuo lavoro e per quello che stai facendo anche in questo libro, per questo aspetto promozionale che è poi un aspetto fondamentale della pubblicazione. Quindi grazie, perché in realtà per Paolo adesso sta camminando a livello promozionale insieme a te e non è poco. Allora sì, rispondo subito alla tua domanda. Il libro di Pierpaolo ha già una vita sul web. Questo a volte significa che la vita che nasce sul web nasce e muore lì a volte, no? Termina con un passaparola enorme, ma in realtà molto spesso in questi anni questo è un vero fenomeno che crea dei casi editoriali di grande rilievo in realtà, soprattutto nelle major, nelle grandi case editrici, questo esempio cioè ogni giorno. E Pierpaolo è uno di questi esempi. In realtà lui aveva già pubblicato parte del testo sul web, aveva riscosso molto successo, ma come ancora succede in realtà, siamo ancora tutti completamente presi da questo fascino del libro cartaceo, vogliamo avere tra le mani il libro per leggerlo, sfogliarlo e tuffarci dentro. E quindi il suo pubblico chiedeva a gran voce la pubblicazione su carta, e lo chiedeva anche il suo autore, perché continuava a tenere nascosto e segreto un ultimo capitolo in realtà. Quindi c'era un inizio sul web, ma non si era compiuta tutta la sua vita, tutto il suo percorso ancora non era stato compiuto. E quindi Pierpaolo ha deciso di donare, di regalare al suo pubblico quest'ultimo capitolo che tanto aspettava, proprio nel formato cartaceo che il suo pubblico appunto chiedeva a gran voce e attendeva. E quindi per noi, quando siamo entrati in contatto con Pierpaolo in maniera appunto tramite un'amica comune in realtà, e poi una vera proposta editoriale, nel senso che lui ha mandato il testo, si è fatto conoscere, abbiamo ritenuto effettivamente molto interessante dar vita a questo testo, e devo dire che ad oggi appunto il suo pubblico non ci sta deludendo assolutamente. E quindi siamo ben felici di aver compiuto questa piccola operazione all'interno di un marchio editoriale che in realtà è giovane, e appunto si chiama L'Erudita, è di proprietà dell'editore Perrone, ma vive di vita autonoma, perché con questo marchio editoriale abbiamo appunto voluto dar voce a tanti giovani autori, autori emergenti, esordienti, ma non solo giovani in fatto di età, abbiamo pubblicato anche autori oltre 80 anni. Ma sono voci appunto giovani, fresche in realtà, non conosciute, non note, che hanno, meritano, tra le mani delle storie che meritano sicuramente di arrivare al pubblico e di iniziare ad avere un dialogo con loro, perché poi questo è un aspetto molto importante della fase promozionale dei testi, no? Il dialogo tra l'autore e i suoi lettori, che fa crescere entrambe le parti in realtà, fa crescere l'autore e fa crescere i lettori, e gli dona inoltre non solo la possibilità di avere tra le mani una storia che più o meno interessa, ma anche la possibilità di affrontare un dialogo intellettuale con lui. Quindi questa è una cosa che noi sicuramente offriamo, si può offrire con un marchio più piccolo, e anche data la disponibilità degli autori che vogliono mettersi in gioco, perché insomma non è cosa da tutti voler fare un percorso del genere. Grazie, adesso poi tornerò da te per parlare della copertina, perché non abbiamo con noi l'autore materiale della copertina, però tu ci hai interagito moltissimo, quindi sarai sicuramente in grado in modo esaustivo di spiegarci perché siete arrivati a questa copertina, l'occhio, il mondo, insomma poi ci racconterai i particolari proprio dello sviluppo, cosa è successo e perché siete arrivati alla scelta di questa copertina che secondo me è emblematica. Parlavi prima di buona comunicazione, di supporto, ecco, è tutto fondamentale, siete fondamentali voi che siete qui oggi, sono fondamentali alcuni amici
Ufficio Stampa, Elisabetta Castiglioni e Gio Di Giorgio, grazie per essere qua con noi, perché ci aiutate a diffondere questa notizia e perché vi vogliamo bene, siete grandi amici. E poi adesso per portarvi, invece cominciare a portarvi all'interno del viaggio, io vorrei intanto salutare un attore, regista, un direttore del Teatro dell'Angelo qui a Roma, eccolo qua, Antonello Vallone, grazie, salutiamolo. E lo dico per introdurre un'attrice altrettanto conosciuta, devo dire anche lei abbastanza poliedrica e camaleontica come il nostro autore, ed è seduta qui alla nostra sinistra. Antonella Alessandro, ti vuoi alzare intanto per raccogliere un grande applauso? Lei è una di quelle persone a cui spesso gli amici hanno chiesto: senti, ma mi fai la segreteria telefonica con quella voce, quella là, quella che usavi per Samantha Jones di Sex and the City? Giusto? Però insomma, da lì insomma, una doppiatrice, attrice eccezionale, ma in realtà ha fatto tante tantissime cose a livello di teatro, cinema, pubblicità e fiction. E adesso, siccome Antonella non è qui per caso, perché ha conosciuto il segnete regista, il nudo regista di Stefano Reali, è proprio lì, durante appunto, un'opera di Stefano si sono conosciuti. Però Pierpaolo era un po' più giovane, posso dire questo, questo mi ha raccontato nell'intervista, poi mi ha detto altre cose che non sapevo a casa, poi facciamo i conti. Non è vero, scherzo, però ve la volevo introdurre perché lei è bravissima e l'abbiamo scelta per leggere intanto un primo così assaggio che vi porta all'interno di questo viaggio attraverso il mondo in cui viviamo. Grazie Antonella. La genesi dell'universo. All'origine, nei sogni di bambino, vi era una grande luce dentro l'energia dell'universo e nel cielo regnava l'ordine, una forza concentrata in se stessa, ma pronta a sprigionarsi nell'immensità. Come accade nell'amore a prima vista, come avviene con il colpo di fulmine, come quando si prova un senso di infinito. All'origine, prima dell'inizio dei tempi, nell'unità celeste preesistente non vi era il bene e non esisteva il male. Tutto era silenzio e quel silenzio però non era muto, perché aveva esso stesso voce e parola. Era verbo. L'unità originaria, sorvegliata dal guardiano dell'astro, faceva parte dell'insieme controllato dal drago. Ogni cosa appariva fissa, immutabile. Tutte le energie cosmiche e l'intera materia erano accorpati in un unico ammasso magmatico e luminoso. L'ordine appariva immobile ed eterno. Tutto era uno. Tutto era perfetto, ma in quella logica di perfezione, circa 13 miliardi di anni fa, nel ventre della stella unica, si verificò un errore, uno sbaglio, anzi, un vero e proprio atto di libertà. La fantasia si ribellò, innescando un mutamento quasi improvviso, una semplice variazione capace di compiere quello scarto necessario a liberare la materia e le energie cosmiche intrappolate nell'unità celeste. Insomma, la fantasia, attraverso un atto di libertà, provocò il processo dinamico che portò al Big Bang. Infatti, la grande esplosione fu la conseguenza di un errore gravitazionale, di un imprevisto causato da un'imperfezione, da un difetto creatosi nell'astro primordiale. È l'atto di nascita dell'amore. Bravissima.
che è la prima volta che viene letto, per cui ci hai dato veramente una grande emozione, grazie. Riservati un altro pezzettino per dopo, va bene? Sì. Che insomma abbiamo ancora voglia di sentire qualcosa, vero? Sì. Grazie. Allora, abbiamo parlato poco fa dell'esperienza web, però dobbiamo dire qualcosa di quello che è stato questa esperienza, un'esperienza importante. Abbiamo proprio il direttore editoriale di quel progetto, il direttore di fatidicultura.net, Giovanni Pirri, che è qui con noi e che insieme a Pierpaolo ha portato avanti questa grande avanzata di questi 21 capitoli. E adesso Giovanni ti chiederei di darci anche qualche numero, non so perché 21, perché uscivano tutti alla stessa ora, insomma ti chiedo un po' di spunti di riflessione, perché ieri sera eravamo ad una cena stampa e alcuni amici giornalisti di fronte alla domanda ma che cosa crea la notizia, era una collega dell'ANSA, e che cosa accredita una notizia piuttosto che un'altra affinché venga pubblicata da ANSA, e ci diceva questa collega l'importanza del numero, della numerologia. Non so, oggi è il giorno 7, pensate che cosa è accaduto il giorno 7, mandatemi una notizia inerente. Allora, abbiamo riflettuto su questo, abbiamo capito che questo romanzo, questo viaggio cosmico è denso di simboli numerici. Adesso Giovanni qualcuno ce lo spiega, ce lo racconta, anche perché qui c'erano delle cadenze molto molto particolari che vi siete studiati con Pierpaolo. Quindi grazie Giovanni Pirri, ti accogliamo con un applauso e ci racconti un po' l'esperienza. Allora, buongiorno. Allora, l'esperienza web è stata un'esperienza molto particolare perché è stato un vero e proprio atto di libertà, dando un riferimento a qualcosa che abbiamo appena ascoltato, un atto di libertà perché è diventata un Big Bang sul web di un progetto che di fatto parla di una esplosione. E quindi diciamo, l'esperimento ci ha portato a viaggiare seguendo dei parametri ben precisi. Innanzitutto il numero dei 21 capitoli, perché comunque i numeri sono in questo progetto sono importanti. E la pubblicazione anche ad un orario molto particolare, alle 7 del mattino, un orario utile a svegliare la mente e a toglierla dal torpore notturno. E quindi questo ci ha permesso di anche creare una piccola aspettativa. Non è semplice svegliare i lettori, comunque abbiamo visto che in genere se si dedica del tempo alla lettura si decide di farlo nelle prime ore del mattino, e comunque ovviamente la lettura deve essere interessante. In questo caso si è rivelata così interessante. Diciamo che ci sono innumerevoli riferimenti alla Kabbalah, perché comunque ogni momento Pierpaolo lo ha pensato a monte e lo ha poi trovato, l'ho sperimentato man mano, e ha visto che in qualche modo questi numeri potevano avere un punto di riferimento anche per gli altri. E quindi i 21 capitoli diciamo che si sono così alternati e hanno dato la possibilità di poter di far trovare le persone durante la lettura. Che dire, però da questo punto di vista io vorrei che tu fossi tu a spiegare bene questa cosa, anche perché chi meglio dell'autore? Giovanni, come funzionava il web? Cioè tweet, passaparola, post, cioè come avete veicolato allora la comunicazione? Abbiamo utilizzato il network con l'info.it per divulgare le pubblicazioni su fatidicultura.net, un progetto nuovo che in qualche modo si è dedicato e si continua a dedicarsi ancora oggi alle pubblicazioni letterarie, perché voleva darsi un obiettivo, e l'obiettivo è stato raggiunto, e voleva essere anche una scommessa, e la scommessa è stata vinta, tra l'altro anche imitata, perché nel corso del tempo abbiamo visto che il progetto è piaciuto anche ad altri e c'è stato un tentativo di imitazione.
Non so se sia andato a puntare nel loro, il nostro sicuramente sì, anche perché ha prodotto poi il cartaceo. E infatti io dico spesso che queste pagine hanno l'odore del web e diciamo, hanno anche permesso di dimostrare che internet non è un binario morto, come è stato definito da tanti, ma è qualcosa che può diventare un ponte. Un ponte per dei veri pionieri, ma anche corsari. Ovviamente adesso è oscurato, se no adesso sì, certo, per motivare, anche per suscitare curiosità. Non potete leggerlo sul web. Ci hanno riferito che l'idea di trovare il privato alla pagina può incentivare. In realtà è stato fatto nel rispetto dell'editore, perché certamente lo sforzo editoriale è sempre uno sforzo importante. Nel momento stesso in cui si decide di fare, di andare comunque di stampare cartaceo, il rispetto è dovuto e è massimo. E quindi questo è soprattutto il 22° capitolo, che poi è stato aggiunto al cartaceo, che non abbiamo voluto pubblicare, quindi volutamente per creare questo ponte. La cosa bella è che apre comunque un nuovo chance, quindi non si chiude, e quindi è sicuramente, continua ad essere un progetto da leggere su carta, ma anche da seguire sul web attraverso le varie notizie che si riuscirà. I Twitter hanno avuto un ruolo fondamentale, non sembra, ma in Italia la comunicazione su Twitter comunque viaggia e passa anche le frontiere. Per poi ritornare in Italia, non si sa perché, ma siamo sempre attenti a quello che succede fuori, quindi per dare attenzione ai progetti in Italia bisogna prima farli andare fuori e poi farli ritornare con la comunicazione. E poi i social, abbiamo visto che diciamo, i capitoli avevano nell'arco di 3 giorni almeno 1500 visualizzazioni, quindi numeri importanti. E poi, cosa fondamentale, i capitoli erano brevi, perché la lettura oggi è un po' fatica a mantenersi in esercizio tra le persone, quindi la lettura breve è stata fondamentale e poteva entrare bene nello spazio di visione, nella finestra del cellulare, perché molti di noi oramai leggono attraverso il cellulare notizie, informazioni, news e anche capitoli di un libro. Grazie Giovanni Pirri, intanto teniamo in caldo le spiegazioni sulla copertina che affiderei a Francesca, però adesso veniamo a Pierpaolo, parliamo con lui. Intanto Pierpaolo vorrei che qualche cosa me la spiegasse e la spiegasse soprattutto a voi. I numeri, torniamoci, perché vanno un attimo definiti meglio, ma soprattutto torniamo a Pierpaolo regista. Ci sono questi elementi, avete capito? Il viaggio deve essere coordinato da una regia, quindi questo viaggio attraverso un romanzo cartaceo. Il viaggio sul web, questo mondo assolutamente fluttuante, anche questo degno e meritevole di una regia. I contatti con gli attori che sono qui presenti oggi, i teatri. Abbiamo parlato, Pierpaolo, del Teatro dell'Angelo, uno dei pochi che è sfuggito alle tue rappresentazioni, il viaggio con Civetta, la corda pazza e ancora tutto Beltrami, il pubblico, chi cerca trova, ladri di emozioni, eccetera, perché tu hai visitato veramente tantissimi teatri, il Brancaccio, il Teatro dell'Orologio, ancora il Palladium, il Teatro Colosseo, il Teatro Tirso. Allora, quanto l'esperienza di regia ha contaminato l'immagine dello scrittore? Prima domanda. E poi passiamo ai numeri, che questo ci interessa molto e va un attimo spiegato ancora più dettagliatamente. Pierpaolo Segneri. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che siete qui presenti oggi, nessuno escluso, e insomma alcuni sono venuti anche da Frosinone e in particolar modo, insomma, persone con cui amicizia da tanto tempo, magari abitiamo nella stessa strada, nello stesso palazzo, e anche
diciamo, un assessore comune di Frosinone, Riccardo Mastandri, che ringrazio della sua presenza qui, Riccardo Mastandri, ma anche Angelo D'Agostini, che è poi il direttore della biblioteca di Frosinone, perché è una persona a cui devo molto, perché quando mi iscrissi a lettere, andavo pomeriggio da lui e lui mi spiegò come funzionava la facoltà di lettere alla Sapienza. Le sue parole mi sono servite fino alla laurea, cioè grazie a quel pomeriggio io ho fatto tesoro delle sue indicazioni e sono arrivato, diciamo, spero abbastanza bene fino alla fine, per dire l'importanza a volte comunque di un'amicizia che dura nel tempo e che si fa, diciamo, la durata e la forma delle cose, no? Quindi la durata di un'amicizia che dà forma all'amicizia stessa. E così anche per quanto riguarda la regia, oggi qua abbiamo anche tanti amici del mondo del teatro, del cinema, Leopoldo Macchina, con cui ho avuto amicizia su altri versanti, quelli politici, però ha lavorato nel mondo del cinema anche come aiuto regista, anche con diciamo, autorevoli registi come Luigi Comencini, quindi voglio dire, lo ringrazio per essere qui proprio a livello personale, ma anche l'attore Giuseppe Aragna e diciamo, ha già citato gli altri per quanto riguarda, e in particolar modo poi voglio ringraziare anche Claudio che lavora per Radio Radicale, quindi siamo conosciuti sul versante politico, però è un attore che non si ci mette soltanto come caratterista, ma comincia a fare anche dei ruoli, a interpretare dei ruoli molto più importanti, quindi lo ringrazio, insomma volevo sentire oggi la presenza del, diciamo, del palcoscenico, il profumo di un tempo che si fa memoria per guardare verso il futuro, perché per me questo libro è come se fosse stata una regia, e sinceramente io l'ho vissuta così. Cioè, io penso che un bravo regista sia colui che riesce a mettere in scena, oppure se si tratta di cinema, di fiction, a realizzare la propria opera filmica in maniera tale che tutti gli altri elementi che giocano a formarsi dello spettacolo, del film, siano così ben in armonia tra loro, così amalgamati tra loro, che la presenza della regia diventa l'elemento che permette a tutti questi altri aspetti, forse tecnici, forse diciamo virtuosi, di coesistere all'interno della storia in maniera tale che il pubblico, lo spettatore, si senta coinvolto e non si accorga di tutti gli elementi tecnici che giocano alla formazione dello spettacolo o della regia o del film. Questo è il grande regista, cioè quando nell'interpretazione dell'attore il pubblico non si accorge della mano del regista, quando nel movimento della macchina da presa il pubblico non si accorge del movimento. Ecco, se uno comincia a notare in un film, ecco qui ha fatto il dolly, qui c'è il carrello, beh però bella la fotografia, vuol dire che la storia non è interessante, la regia non è fatta bene. La vera regia è quella che permette di entrare all'interno della storia senza accorgersi minimamente di quello che sono gli aspetti tecnici, cioè il cinema, il teatro non sono esperienze intellettuali, sono esperienze emozionali. Ecco, questo libro, In che mondo viviamo, è un'esperienza emozionale che io ho scritto come farebbe un regista, cioè immaginando, è l'immagine, che è la caratteristica poi del cinema, no? L'immagine e l'immaginazione che gioca da protagonista. E quindi il mio lavoro di scrittore è stato piuttosto quello di essere presente senza che il pubblico, senza che il lettore sentisse durante la lettura la presenza dello scrittore, la presenza del regista, ma che cioè, in questa storia si raccontasse qualcosa che parlasse all'animo delle persone. Io l'ho scritto guardando negli occhi le persone, cioè è un lavoro realizzato guardando nello sguardo, negli occhi le persone, e quindi ho raccontato quello che ho visto negli occhi delle persone, e ho visto come un cielo stellato in alcuni aspetti, come un, diciamo, un cosmo. Ecco perché l'ho chiamato un romanzo cosmico, inventando, diciamo, un genere nuovo. Perché? Perché in questo cosmo noi ritroviamo, come nell'alto, così nel basso, gli stessi elementi
che sono nell'animo umano, con le sue, con l'amore, con la fantasia, con il dolore, con il senso di avventura, con il piacere, con tutti quegli elementi che caratterizzano le emozioni umane e che io ho cercato di toccare, di solleticare, di far vibrare, senza che la mia presenza fosse ingombrante, fosse visibile. Se diciamo, leggendo questo libro, se si accorge la presenza del regista, forse ha sbagliato qualcosa. Cioè il movimento della macchina d'arresa, il carrello, eccetera, non devono sentirsi. Spero che ciascuno si senta invece coinvolto nella storia, che è semplice. Un corsaro vuole salvare la regina del mondo emerso dal drago e salvare così il mondo. Questa è la storia, una storia molto semplice. Pensiamo alla raffigurazione di Paolo Uccello, no? San Giorgio, il drago e la fanciulla. Questa è la storia, molto semplice, ma non è facile. È il libro, direi, semplice ma non facile, perché ovviamente all'interno quello che noi leggiamo rimanda a tutta una serie di richiami che poi ciascuno può ritrovare rispetto alla propria sensibilità. I richiami cinematografici sono immensi, enormi, cioè perché Afrosimone, poi ci stanno, per esempio c'è Marco D'Agostini, anche lui di Afrosimone, per la stessa strada, al Via del Poggio, lo sa, Afrosimone, fine degli anni 70, io ero piccolo, insomma, negli anni 70, non è che ci fosse molto da fare, no? Allora ci si annoiava molto. L'unica cosa che c'era veramente, almeno per i bambini della mia età, era il cinema. Quindi io andavo spessissimo al cinema, quindi ho una cultura cinematografica dovuta altrimenti al rischio della noia. E grazie a quella noia forse ho sviluppato anche la fantasia di scrivere. Se non mi fosse annoiato a Frosinone, avessi trovato altri stimoli, forse non avrei scritto. Invece così il cinema e la noia mi hanno portato a scrivere questo. E il cinema qui lo ritroviamo in Guerre Stellari, io me lo ricordo ancora nel 1977 quando andai al cinema Nestor di Frosinone con mio padre e mia madre a vedere Guerre Stellari 1977 e poi La Storia Infinita, abbiamo 2001 Odissea nello Spazio, cioè questi sono riferimenti che non sono esplicitati ma sono dentro la storia, fanno parte del nostro immaginario, dell'immaginario collettivo. Addirittura Ghostbusters, ricordo che andai con mio fratello a vederlo per 3 giorni di seguito, non c'erano ancora in multisala. Andai un venerdì, un sabato e una domenica, sempre a vedere quel film. Però ogni volta notai una cosa diversa e quel film mi piaceva talmente tanto che a distanza di anni, il primo Ghostbusters, me lo ritrovo anche nella mia filosofia di vita, che poi ho inserito qui, quindi quando parlo del mastro di chiavi e il guardiano di porta. Ecco, è una cosa che ho preso dal film Ghostbusters e così ce ne sono tanti, però ho cercato di inserirle senza che si sentisse la presenza o l'invadenza di questi riferimenti, ma che fossero dentro la storia in maniera così naturale, in maniera così semplice, in maniera così armoniosa da far sentire come originali o nella loro originaria, diciamo, natura. E quindi ogni parola, anche ogni movimento, ogni frase, in realtà nasconde comunque il movimento che, o l'indicazione del regista che è in me. Io per esempio, tra l'altro insegno, no? Tra le varie cose, quando entro in classe penso, ecco, quelli che ho davanti a me sono gli studenti. Bene, gli studenti sono i protagonisti della scuola. Siccome mi sento regista, va benissimo. Secondo me il professore, l'insegnante, deve essere un regista. I protagonisti sono gli studenti. Sono gli studenti che compiono l'azione, che avanzano nel loro cammino. Noi come insegnanti, io personalmente, mi sento regista. Non dico che ogni lezione dice vediamo qual è lo spettacolo di oggi, però in un certo qual senso sì. Cioè attento ad ascoltare che cosa dicono gli studenti, attento a capire che cosa mi dicono anche nei silenzi, quello che fa un regista, cerca di guardare, osservare, capire, vedere anche nei gesti che cosa può imparare
anche dagli studenti. Quindi un regista che cosa può imparare anche dall'ultimo elettricista che sta sul set e fa parte della truppa. Penso che il grande regista sia quello che è sempre vigile e nell'umiltà dell'ascolto, che non è un ascolto così tanto poi faccio come impari, ma un ascolto capace anche di modificare eventualmente, migliorare le proprie idee. E quindi all'interno di questo libro c'è questa visione, come una fiaba, come questo cosmo, che, come l'esplosione in cui ha letto il brano Antonella Alessandro, questa esplosione, quindi dobbiamo immaginare questo cosmo che si riempie di luci, si riempie di stelle e poi si forma, diciamo, si formano le costellazioni, il sistema solare e poi piano piano arriva l'uomo, ma tutto questo è quello che appartiene a noi, al nostro essere, al nostro sentire, alla nostra essenza. Quindi vorrei che ciascuno lo leggesse con gli occhi del bambino, cioè non pensando a tanti riferimenti, ma con la purezza dello sguardo del bambino. Lì c'è la lettura più alta di questo romanzo. Perché Pirri ha citato la Cabala? No, per quanto riguarda ovviamente i numeri che sono in questo romanzo sono tanti, ma anche durante il percorso abbiamo già, allora anzitutto i tre personaggi abbiamo detto, il corsaro, la regina e il drago. Diciamo che il 7 è il numero del drago, infatti oggi no, è il 7 luglio, quindi 7 alle ore 7, dunque deve vedere benissimo, cioè oggi è la presentazione del drago. Il 3 invece è il numero del corsaro, l'altro protagonista, ma 7 per 3 è 21, i 7 e 3 sono i due numeri sacri, no? I due numeri sacri, anche nella Bibbia, eccetera. 21 è prodotto da 7 e 3, il 7, 3 e 21 è considerato sul piano della Cabala il cammino umano. E quindi il viaggio. Ma ce ne sono tanti, ovviamente queste cose non sono esplicite. Esatto, dovete scoprirli. 7, 3, 21, all'altro 21 è l'anima, perché ci sono i 21 grammi del peso dell'anima. E ce ne sono tanti disseminati, però i tre numeri principali sono questi, 7, 3 e 21. E quindi diciamo che il 21 è anche il numero dell'amicizia, della fiducia, cioè di quei valori che secondo me andrebbero riscoperti e che il libro vuole far scoprire, cioè della lealtà, la capacità di mantenere la parola data, questo è il 21. E quindi diciamo il messaggio che cerco di inserire in questo libro è in che mondo viviamo, cioè riuscire a capire, a conoscere, a comprendere nella comprensione l'altro, per meglio capire noi stessi, conoscere noi stessi. E in questo viaggio si fanno tante scoperte e si scoprono anche dei segreti. Questi segreti sono raccontati nel libro, però leggendoli ciascuno troverà i propri. Parlato degli occhi del bambino e l'occhio guarda caso con l'emblema del mondo del cosmo è proprio la copertina e poi lasciamo che Antonella ci legga un altro passaggio del libro, quindi ancora due commenti prima di lasciare spazio a voi. Allora Maria Francesca, perché questa copertina? Sì, allora prima di rispondere a questa domanda, però volevo rilanciare i miei segni, perché credo di non avertelo mai detto, ma in realtà io sono nata il giorno di San Giorgio, ok? Quindi, ora non so se quel numero è presente all'interno, però in qualche modo comunque no, fa parte di questo, della storia di questo destino, insomma, di questo libro. Allora, sì, la copertina, quest'occhio meraviglioso che è lo sguardo del bambino che appunto si meraviglia, è lo sguardo che dobbiamo e dovremmo avere tutti noi in realtà ed è lo sguardo dell'autore all'interno di questa storia, è lo sguardo di chi appunto si stupisce
stupisce ancora e si meraviglia davanti ai fatti della vita. Ed è anche lo sguardo di chi ama. In realtà, appunto, noi quando amiamo viviamo perennemente con lo sguardo di quest'altra persona addosso e quindi guardiamo il mondo con i nostri occhi e con gli occhi dell'altro. E questo è un po' in parte, insomma, quello che quest'occhio rappresenta. Quest'occhio che è stato creato da Matteo Vaporidis, e anche qui ritroviamo il Pierpaolo Segneri, professore, perché Matteo era un suo allievo e quindi ha studiato con lui, ed è stato Pierpaolo stesso a scoprire il talento di questo ragazzo e a segnalarcelo. E devo dire, io sono molto contenta di questo, perché Matteo ha dimostrato di essere veramente totalmente in gamba, ha apportato piccolissime modifiche a quella che era la foto originaria, ma in maniera molto naturale, dimostrando proprio di essere in totale sinergia col suo autore, col testo e anche con noi, quindi facendo un lavoro professionale. Quindi è un ragazzo molto giovane che oggi non è più presente, ma è bene ricordare, e quindi insomma speriamo di fare altre cose con lui, ma sicuramente hai anche scoperto un talento attraverso i tuoi ragazzi, e questo è anche indicativo di cosa può essere il professore, quindi insomma. Grazie. Allora, vorrei chiudere questa presentazione con la splendida voce di Antonella Alessandro, che ha avuto il tempo di scegliere intanto un altro estratto da questo viaggio attraverso l'umanità, e chissà su quale argomento si orientare, perché qui i temi sono tanti, siamo curiosi. Gli occhi di Alcor e Mizar si chiudono per un attimo. La percezione illumina i gesti di entrambi, fino al punto di portarli a un solo passo l'una dall'altra, per sfiorarsi le mani. Insieme, nell'infinito, si avvicinano ancora un poco. Le loro labbra tremano. Lentamente si muovono i respiri. Istanti pieni di semplicità si mescolano con il tocco leggero del primo bacio. Lieve. Poi all'improvviso ecco il calore di una luce atavica accendersi e divampare dentro. Lui e lei. Una stella doppia, un corsaro del mondo sommerso e la giovane regina del mondo emerso si ritrovano in un luogo che c'è soltanto perché ci sono Eros e fantasia, perché c'è amore. Altrimenti sarebbe un luogo impossibile, inutile e inesistente. Invece c'è, in ogni bacio, rivive il mare di quel sogno eterno. Alcor e Mizar si stringono forte, attimo dopo attimo, mentre nell'aria si alza un vento leggero che risale dalla memoria, accarezza la sabbia e soffia tutti i granelli del tempo dentro il futuro. E la storia ha inizio, anzi, la storia può avere di nuovo inizio, come accade con la ciclicità della vita. C'era una volta una regina, il mare e un corsaro. C'era una volta un drago. Bravissima. Allora, se ci sono domande tra voi, altrimenti approfitta la stampa che si fa la foto. Volevo ringraziarla anche la nostra Michela Biancini, grazie, perché anche lei è dai colleghi di Pierpaolo e quindi meritano questi ragazzi, tutti molto molto disponibili. E tra l'altro ha terminato gli esami, quindi
onore al merito per essere qui oggi con noi. Allora, ci sono domande dal pubblico, di esperti, uditori e quant'altro. Ringrazio tutte le amiche, socia, cantiere, non, le carellate, la nera da Febbio, grazie. Insomma, tutte le amichette, le professoresse, insomma, veramente tutti amici e pochi conoscenti, veramente tutti amici, grazie. Ci sono domande, curiosità, quant'altro? Come a scuola? Sentiamo! Lorenzo Tarquini, sì! Mi è venuto in mente mentre ascoltavo l'editore, forse è una domanda banalissima, stupidissima, ma un libro può essere venduto tramite un'app? Allora, sicuramente sì, se l'app diventa un'estensione di un sito che vende di fatto il libro, può essere semplicemente un menu che permette di poter accedere al carrello e quindi di poter essere tranquillamente utile alla vendita. Tu lo potresti fare? Io sono, devo dire che sono pro cartaceo, in questo senso sempre tifato per il cartaceo, però è possibile. Tra l'altro volevo dire una cosa sui numeri, abbiamo messo un capitolo su Fatti di Cultura.net, per chi vuole saperne di più, i numeri segreti può andare a leggersi e avere un aiuto. E soprattutto su Fatti di Cultura.net può andare a leggere un po' quella che è stata la genesi, quindi la nascita di questo progetto. Quindi se avete voglia e siete curiosi, però insomma l'app sicuramente dà la possibilità. Senti, io conosco questo libro da quando lui ha iniziato a scriverlo e ritengo che sia veramente una performance, no? Allora tu leggi più che un racconto, una performance di Pierpaolo Segneri. Sulla numerologia della Cabala, vorrei dire una cosa. Andiamo avanti, c'è tanto da scoprire. Brava! No, nel senso, sì, parliamo di numerologia, sì. Legata anche alla data di nascita, certo. Sì. Grazie. E Lorenzo Tarquini? Vorrei sapere che cos'era il mondo emerso e il mondo sommerso nei personaggi, perché sembra un po' una cosa che avvespa, non riesco a capire se ci sono delle relazioni con Allora, ovviamente tutto il romanzo è legato a metafore, a similitudini, allegorie, quindi in realtà il mondo sommerso è il mondo dei corsari. I corsari chi sono? Sono i pionieri dell'umanità, coloro che, uomini, persone, donne, che nel loro piccolo, anche nella quotidianità, svolgono qualcosa, un lavoro umile, diciamo portando avanti di un passo il genere umano verso l'emergere della coscienza. Quindi i pionieri sono coloro che anticipano un po' i tempi, portando l'umanità ad emergere verso qualcosa di più grande, che permette la convivenza, la collaborazione, la solidarietà, eccetera. E quindi il mondo sommerso è quello che necessita di venire fuori, che invece oggi, nella realtà di tutti i giorni, con la violenza che vediamo, con le atrocità che conosciamo, viene sommerso da queste notizie che sono di gran lunga più visibili del lavoro quotidiano di ciascuno di noi, di ciascuno dei corsari. Mentre il mondo emerso sarebbe una parte del mondo della realtà, perché la realtà ha fagocitato il mondo emerso. Ed è un mondo che diciamo, come metafora rappresenta il mondo della comunicazione, della televisione, che potrebbe essere uno strumento di conoscenza, invece diventato spesso una realtà, un mondo di disinformazione, di manipolazione della realtà, no? Quindi il mondo emerso è nel mio immaginario di autore il mondo spesso della televisione, che invece di essere un mondo della forma è diventato il mondo dell'apparenza. Quindi tutto è manipolato ed è emerso come possibilità, ma quella possibilità è rimasta tale, non si è trasformata in qualcosa che effettivamente il mezzo con la sua potenzialità potrebbe fare, potrebbe dare. Allora, sì.
faccio oggi la passione dei numeri e della gamba. Da dove nasce? Devo dire, diciamo che sono cose che forse uno porta dietro da bambino, no? Perché il numero per me acquista sempre, ha avuto sempre un significato. Quando ero piccolo, per esempio, mi ricordavo tutte le date di nascita di tutte le persone che conoscevo, e se voi oggi mi chiedete, quelle compagni miei dell'elementare, io vi dico ciascuno il giorno, il mese, l'anno in cui è nato, perché dietro io ci leggevo la persona, cioè io dietro quelle persone, dietro quei numeri leggevo la persona. Probabilmente ha influenzato in parte anche delle cose di famiglia, perché mia madre insegnava matematica, e forse grazie, diciamo, alla capacità che ha avuto mia madre di farmi capire la matematica, non di impararla ma di capirla, mi ha permesso di capire il significato dei numeri, il senso, e questo mi ha incuriosito per andare a approfondire. Però insomma, ci sono persone molto 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 più preparate di me. Per me è una curiosità, ecco, e cercato di esprimerla. Non sono un esperto. Grazie.